Sono Paola Craveri e sono la tutor della cooperativa Baobab. Qui ci troviamo in un punto vendita della cooperativa, è una cooperativa sociale di tipo B e si occupa principalmente di consumo critico e commercio ecosolidale. Inoltre ospita borse lavoro, tirocini formativi, in modo particolare per persone disabili. Io sono Daniela Bacolla, arrivo da Rivara Canavese, è un posticino vicino alle valli di Ceresole. Io sono Chiara Comella, sono un'operatrice del Consorzio Sociale Abile Lavoro. All'interno del progetto mi sono occupata della presa in carico per quanto riguarda l'orientamento professionale, l'accompagnamento, i servizi al lavoro e il tutoraggio durante l'inserimento lavorativo in tirocinio. Siamo abituati, tra virgolette, ad avere un rapporto lavorativo con persone disabili, quindi un tirocinio come quello di Daniela è andato bene. Con Daniela ho lavorato rispetto alla sua storia professionale, quindi quelle che erano state le precedenti esperienze lavorative, quali erano le competenze che aveva sviluppato. Il negozio vendeva delle cose che a me interessavano molto, mi piacevano i colori, le campanelle che suonavano. Poi mi hanno dato la possibilità di fare anche della vetrina, le vetrine, e dove mi sono divertita da morire perché io sono vetrinista. Sicuramente un aspetto molto caratteristico del lavoro con Daniela è stato quello di riuscire a conciliare il suo entusiasmo, il suo desiderio, la forte motivazione che lei portava rispetto al lavoro con quelli che sono anche dei limiti. Io non ho salute, non porto un handicap dell'80% per la schiena. Puntualissima, ero puntualissima perché un'ora e mezza prima, quindi fatevi coraggio. E lavorando molto col volontariato, Daniela aveva a che fare con moltissime persone, almeno un paio di persone ogni giorno diverse, quindi anche a livello caratteriale secondo me è stata una buona prova per lei. Tutti i giorni c'era una persona nuova, che sia bella, che sia brutta, io andavo d'accordo con tutti, perché io sono una persona molto trendy, vado d'accordo con tutti e tutti mi amano, mi vogliono bene. Con Daniela siamo andate subito d'accordo, diciamo. Sarà anche la provenienza, io vivo a Torino da tanti anni ma sono originaria di un paesino vicino al sud. Abbiamo riscontrato le stesse problematiche della vita provinciale. Dove abito comunque? È una borgata di vecchia, morta. Non c'è nessuno, quindi motivo in più per evadere da questa borgata, no? Per vedere qualcuno, per conoscere gente, parlare. Daniela vive in un contesto di provincia dove sicuramente tutti si conoscono, questo favorisce anche il crescere di pettegolezzi, pregiudizi, stereotipi che sicuramente la limitano molto nelle sue opportunità lavorative. Comunque i miei hanno un negozio, fanno i panettieri. Io per 25 anni ho fatto la panettiera, dopodiché mi sono ammalata e non ho più potuto fare quello che volevo fare io. Io ero la sua referente. Quando c'erano problemi veniva da me, non lavoravo direttamente in negozio con lei. C'erano altri volontari, altri dipendenti della cooperativa che lavoravano, però diciamo che le mansioni le stabilivo con lei. C'era chi metteva a posto la roba, chi metteva il prezzo, chi cercava nella fattura il prezzo con i grammi, eccetera. Dovevamo scrivere tutto, dovevamo guardare la data di scadenza e poi ordinarlo negli appositi scaffali. Sono articoli belli, devi stare attento e insomma a me sinceramente, a me come persona mi è piaciuto tantissimo. L'elemento positivo di questo progetto in particolare è stata la presenza di due operatori. Io mi sono occupata in particolare dell'aspetto professionale, mentre una collega si è occupata dell'accompagnamento. È molto importante anche il lavoro che si fa con la persona. Mettere la persona al posto giusto, in realtà, e comunque situazioni come quelle di Daniela possono essere fondamentali per la riuscita del progetto. La discriminazione che subisce Daniela riguarda in generale le persone fragili, come possono essere ad esempio le persone disabili, per cui il datore di lavoro
è spaventato dalla poca produttività, è spaventato perché non conosce. Quando vai a chiedere nelle agenzie, non mi porti neanche il curriculum, lei è invalida. Sicuramente un datore di lavoro può avere dei pregiudizi rispetto a una persona disabile per quanto riguarda la qualità del lavoro, l'autonomia. Un tutor che si occupa del monitoraggio del tirocinio facilita un compito che l'azienda fa fatica ad assumersi. Quando mi conoscono riescono poi a capire la persona che sono, nel senso che comunque voglio lavorare. In un ambiente comunque sensibile, dove si conoscono sia le risorse e anche i limiti di una persona, un disabile possa avere grossi miglioramenti, possa lavorare sulla sua autonomia, imparare nuove mansioni, come ad esempio nel caso di Daniela. Quando mi è stato dato questo lavoro ero la più felice del mondo e l'ho fatto volentieri. L'esperienza lavorativa contribuisce sia ad aumentare quella che è la professionalità della signora, ma in particolare contribuisce a farla star bene. Dover tutti i giorni recarsi in un posto, credo che questo l'abbia aiutata proprio anche nella sua vita. Il fatto che sia finito il tirocinio mi ha creato un po' di problemi. Per chi ha problemi come me dovrebbero essere più lunghi i tempi, sì. Secondo me sarebbe bello che avesse uno sbocco, che si potesse continuare in qualche modo, no? Un discorso di lavoro, sia per la persona che ha fatto il tirocinio, ma anche per noi. Mi aspetto che mi chiamino tutti i giorni. Se mi corico un'oretta penso già cosa devo fare, dove devo andare. Io penso che anche nel mondo profit un disabile possa avere voce in capitolo. Basta che il datore di lavoro ci creda, che non abbia paura e che lo metta alla prova. Trovando un po' la scusa, ma tu sai, tu 6 ore non le puoi fare, ma chi te l'ha detto? Mettimi alla prova. È necessario conoscere, è necessario capire, è necessario anche aver voglia di andare un po' oltre quella che è magari la formalità stretta di un rapporto di lavoro, e non sempre un'azienda ha gli strumenti per poterlo fare. Magari con una maggiore informazione si possono fare dei passi avanti, diciamo, magari si può sensibilizzare proprio il datore di lavoro alla problematica. Mi mettevo qua e mi ascoltavo anche le maracas, oltre al bastone della pioggia. Sentite, sentite. Mi piace farlo sentire anche a voi. Relax.